Di solito ci si rende conto dopo qualche giorno della grandezza di quello che si è fatto, è così anche per Francesco Toldo. Sì, effettivamente è vero, perché le grandi imprese al momento te ne rendi conto, devo tenerlo in mano. Le grandi imprese, quali possono essere state sportive, tipo l'Europeo, il Mondiale o grandi partite, te ne rendi conto dopo che vedi l'entusiasmo delle persone. Quindi oggi c'è stato un entusiasmo tra i bambini che la partita finale di Champions sarà impressa nella loro mente per tutta la vita. Qualche suo compagno ha detto: non ci aspettavamo di trovare al nostro arrivo alle 6 di mattina 40.000 persone a San Siro. Sì, anche di più. Per me erano 60.000 persone, ma al di là del numero, io credo che tutta la notte abbiano fatto festa quelle persone dello sport vicine alla squadra nerazzurra che se la sono meritata perché in conseguenza a varie sofferenze passate che sono state cancellate completamente. Ecco, quando è che avete capito di potercela veramente fare? Quando siamo arrivati in finale e anche lì avevamo molta tensione perché non si aspetta mai. Non si prevede mai come potrà andare una partita perché è sempre una partita di calcio, quindi il pallone essendo rotondo non è telecomandato. Però la nostra forza è cresciuta man mano con il tragitto di avvicinamento alla finale. La notizia del giorno è che Mourinho non sarà più con voi. No, non voglio commentare nessuna questione legata a mercati. Invece Francesco Toldo cosa farà nel futuro? Neanche questa. È troppo presto per parlarne e credo che siamo a un giorno dai festeggiamenti, quindi largo ai festeggiamenti e le decisioni verranno prese in futuro.